chiama Canal San Nuovo, mi porto a scoprire il Vanoi, la Val Cortella in kayak. Siamo sbarcati poco dopo la confluenza con il Cismon a valle del bacino artificiale dello Schenner e purtroppo è impossibile proseguire perché sul Cismon lo sfruttamento idroelettrico e altri bacini artificiali non permettono il proseguimento della discesa. A valle abbiamo altri piccoli bacini, dopodiché c'è il bacino del lago del Corlo a Darcier. L'acqua dello stesso Vanoi arriva da un grosso bacino artificiale, uno sbarramento sul Travignolo che crea un bacino artificiale, quindi è una zona già pesantemente sfruttata sia a livello di stoccaggio dell'acqua che sfruttamento idroelettrico. L'unico tratto veramente rimasto naturale, quello che abbiamo percorso adesso della Val Cortella, è incredibile pensare che si sta pensando di distruggere anche quest'ultimo tratto di fiume rimasto selvaggio, ovviamente creando un bacino artificiale tutti i boschi, tutta la zona verrebbe sommersa e mortificata nell'ennesimo lago.